sentito della cosa? Sì. Della Marchesana, si è fatto male ieri sera con me? No, famiglia? Ma qua abbiamo... Tutto, l'anno prossimo compra un prete. So, un esorcista qualcosa. Quanti ci vediamo cos'era? Cassano, mannaggia. Va piano, coinvolgo a me, perché sono proprio fuori da... Sì, sì, sì. Non ho seguito niente sul periodo. Siamo sesti, quinti, con la serie finita nel 4 luglio, quindi la Laura Guadagnini fuori, la Marica fuori, e la Bettoni e anche la Marchegiani. E anche la Marchegiani, cosa gara? Ieri ha fatto distorsione la caviglia, ieri era in meta. Buonasera dal palazzetto dello sport di Dossobuono, riprendiamo da dove avevamo lasciato nell'ultima partita di campionato 2017. Ben trovati, buon anno. Questa sera l'Olimpica Dossobuono Vemplast si trova con un ostacolo ostico, il Cassano Magnano, attualmente formazione al terzo posto in classifica, mentre l'Olimpica Dossobuono forse oltre ogni rosea aspettativa, ma sicuramente meritatamente, attualmente è al quinto posto in classifica, e quindi sarà la classica sfida per capire chi sarà la terza forza del campionato. Insieme a me questa sera Stefano Cazzador. Buonasera Stefano, ben ritrovato. Ciao a tutti, buonasera e buon anno intanto a tutti quanti. Facevo velocemente la presentazione. Io penso che fra tutte le squadre che dovevamo affrontare all'inizio della nuova avventura, diciamo, sì, come anno solare, sicuramente questa non è la più agevole. Assolutamente. Questo il calendario ci ha destinato e questo affrontiamo. Oltretutto, considerando anche tutta sta serie infinita di infortuni che non vuole, sì, più terminare. Adesso entreremo poi appunto nel merito. L'Olimpica Dossobuono che comunque nelle vacanze di Natale non è stata lì a riposare, ha lavorato bene sia in palestra ma anche a livello di dirigenza. Due nuovi gli acquisti a rinforzare una rosa che purtroppo è stata falcidiata anche quest'anno dagli infortuni. Assolutamente. Intanto partiamo da chi oggi non è in campo, non è disponibile, quindi parliamo da Lauro De Togni. Scusami se ti, sì, correggo, però mi piace anche commentare la palla a mano. Io dico che siamo ripartiti da dove abbiamo terminato. Assolutamente, con sì, un'ampezzan strepitosa. Esattamente, hai perfettamente ragione. Ma lo sai, il ritmo è questo, veloce. Cerchiamo di dire qualcosina velocemente, poi dopo entreremo nel merito, no, perché nei momenti di pausa. Era giusto sottolineare questo fatto perché una partenza 3-0 comunque è già un piccolo 2-0, adesso scusa, dai 7 metri sto andando un po' troppo Mazzieri, vediamo. Sappiamo che Mazzieri solitamente la mano è abbastanza calda, almeno lo scorso anno la mano era calda. Bello. E Mazzieri, la realtà che l'avevo già vista questa partita. L'avevi già vista. Avevi già visto la partita. Dicevamo, chi non è questa sera disponibile? Elisa De Togni, infortunio a inizio stagione, Laura Guadagnini, anche lei ginocchio che non le permette di essere qui, e Marica Manfredini. I nuovi acquisti e poi entriamo anche qui nel merito, perché nuovi acquisti: Nicoletta Marchegiani e Sofia lapsus, perché devo ancora entrare nel merito, e Sofia Marco Ghilardi, scusate il lapsus, ma sono rimasto ancora fermo ai Pandori del 2017. Sofia Ghilardi, e purtroppo ieri sera nella rifinitura Nicoletta Marchegiani, distorsione alla caviglia, sembra non essere niente di grave, però questa sera per intanto questa sera non c'è. Avremo comunque modo di recuperarla. Il militare ha marcato visita purtroppo. Esattamente, fortunatamente ci sarà la pausa che le permetterà
di recuperare. Grandissima azione questa qui, bel gol di Lotto, imbeccata possiamo dire magistralmente da Ampezzano ancora, quindi sì, Ampezzano in questo momento, in questi primi 4 minuti di gara ha proprio preso in mano la squadra, sì, la sta trascinando 4-1. Tutto quanto è ciò che è stato gol e ciò che ha creato è uscito dalle sue mani, perciò buona partenza, intanto c'è un'infrazione bene di passo. Anche comunque la difesa, stiamo vedendo una buona difesa e qua probabilmente ci sarebbe questo è un errore, perché questo qua se non permetti la ripartenza, esatto. non va a interpretazione, è 2 minuti, però così hanno deciso e prendiamo per buono. Riprendiamo Ampezzano ancora che cerca Varchi, Stefano, mi sembra che comunque partenza subito importante, grande velocità, molto importante, ben quadrata in campo, tanto adesso c'è stato un tiro di ancora di cacciatori, di Mazzieri, che è stato sul palo, ed è un'ottima partenza per l'Olimpico d'Ossobuono. Un quasi intercetto da parte di Ampezzano, che continua a dimostrare di essere molto in partita, molto reattiva, bene Lucchini. Per adesso diciamo che la partenza è buona, veramente sì, buona. Sì. Abbiamo elogiato più volte Lucchini, perché insomma sia dalla scorsa stagione ma anche quest'anno sta dimostrando di essere una certezza, ma dipendiamo molto dal nostro bomber, siamo un intervento, ottima penetrazione di dipendiamo molto dal nostro, come tante volte l'ho definito, dal nostro bomber in porta. Il nostro bomber in porta, sì. Perché Francesca per noi è veramente importante, per tutte le squadre. Certo. Ma brava nel bloccare e nel rilancio veloce, cosa che innesca il nostro contropiede, che è la nostra arma forse migliore quando riusciamo a sfruttarla forse, al meglio. Senza forse, è sicuramente la nostra arma principale. Intanto c'è stato una palla giocata male da Ampezzano, purtroppo. Sì. Zanetti ha provato a recuperarla. Ma Stefano, si vede anche da queste cose, no? La voglia, la grinta, il tuffo di Zanetti di prendere la palla, quindi vuol dire che la squadra c'è, che mentalmente è carica. Ne parlavamo qualche sera fa con il presidente Beghini, che questa pausa è arrivata probabilmente nel momento migliore, non solo a livello fisico ma anche a livello mentale. Probabilmente le ragazze sono arrivate prima delle festività natalizie proprio scariche mentalmente, hanno dato tantissimo questa prima parte di stagione. E Lucchini la rimette, brava. Purtroppo c'è un'infrazione di piede da parte di Mazzieri, però intanto il pericolo maggiore è stato. Restiamo sul 4-1. Sì, riallacciandomi a quello che dicevi tu, è vero, perché ne abbiamo parlato più volte, quando hai tutta una serie di infortuni come abbiamo avuto noi, per qualche partita generalmente la squadra riesce a far fronte a questo con l'entusiasmo, con la voglia comunque di aiutare le compagne in difficoltà. Però logicamente quando la coperta comincia ad essere corta, alla lunga sì. Alla lunga questa cosa qua va a finire. Grande tiro questo qui, guarda che brava Mazzieri, bravissima, grande azione di Losco, che ha una penetrazione, un diagonale spinto sul palo, Mazzieri reattiva, prende la palla e la mette dentro, ha recuperato un gran pallone, perciò magari questa sera potrebbe esserci ancora quella ennesima reazione, ancora contropiede Ampezzano. E la mette dentro. 6-2 e Cassano è costretto a chiamare un minuto di sospensione. Sembra che per adesso il Pandoro sia stato un po' più indigesto Cassano che dopo sembra poi. Che abbiamo digerito bene Pandoro, panettone e tutto quello che c'è. Quindi assolutamente sì. Ne approfittiamo per leggere un attimino la classifica, che vede in testa Conversano con 22 punti, seguito da Salerno con 20, poi Cassano Magnago a 15 punti, Casalgrande 14, Vempras d'Ossobuono 13,
Oderzo a 12, Estense 10, Brescia a 8, Brixen 7, Ferrara 6 e chiudono la classifica Flavioni e Teramo con 2 punti. Quindi Conversano viaggia con un 11 su 11 e poi il, per quanto riguarda la Vemplas d'Ossobuono, su 11 partite 6 vinte, una pareggiata e 4 perse. Visto che siamo qui anche sulle sui numeri, diciamo che di gol fatti d'Ossobuono ne ha fatti 280, subiti 284, quindi siamo pressoché in linea, sia in attacco che difesa si compensano, quindi sono numeri che tutto sommato fotografano bene quello che è proprio la squadra dell'Olimpico d'Ossobuono. Intanto il Cassano ha chiamato il minuto di time out, l'allenatore ha voluto parlarci un po'. Effettivamente l'inizio di partita da parte del Cassano non è sicuramente quello che ci si aspettava. Sappiamo che forse magari non si aspettava neanche loro. Non si aspettavano neanche loro, sappiamo essere una squadra molto combattiva. Questo inizio non ha dato questi segnali. Tanto buona. Bene Losco per Biondani che cerca un tiro da punizione molto molto defilata. Qua la difesa un po' si apre e Cassano mette dentro un 1-2 e si porta sul meno 2, 6-4. E da questo il nuovo inizio del Cassano dopo il time out sembra aver recepito la scossa, sì, probabilmente data dall'allenatore. Assolutamente sì. Adesso vediamo un attimino cosa succede. C'è un'azione manovrata del d'Ossobuono con Mazzieri che scarica per Zanette, Ampezzan. Ampezzan scarica per Losco, Losco si gira, scarica per Zanette, si chiude bene la difesa del Cassano. Mazzieri, Mazzieri per De Marchi che scarica per Zanette, Zanette, Zanette. C'è il fischio dell'arbitro. De Marchi prende per la maglia. Ci sarà sicuramente un cartellino giallo. Prende. Corretta questa ammonizione. Intanto mi sembrava di aver visto che il Cassano ha alzato leggermente il baricentro difensivo, è diventato, sì, molto più aggressivo, infatti sì, hanno rubato parecchio gli spazi. Proprio di sì. Adesso vediamo, avremo la controprova nella prossima azione difensiva. Azione manovrata del Cassano. Perdiamo questa palla e il Cassano ne approfitta per riportarsi sul meno uno. D'altronde non era neanche pensabile che fosse così, che potesse essere una partita facile. Assolutamente, assolutamente. Di sicuro lo sapevamo che non era così, infatti vediamo, come ti dicevo, che il Cassano ha alzato molto il baricentro. Eh sì. Qua saranno molto importanti le penetrazioni e, diciamo, nel gergo lo chiamiamo il dai e vai. Dai e vai. Nel mettere in mezzo il difensore fra due attaccanti. Eh sì. Quello che siamo riusciti a fare bene all'inizio, adesso De Marchi ci riprova, niente da fare. Momento non di difficoltà, ma momento in cui le cose non riescono più bene come i primi 10 minuti, i primi 8 minuti di partita. Cassano pareggia, sai, diciamo, pareggio. Che questo cambio difensivo ha un attimino messo in difficoltà le nostre ragazze. Sì. Adesso bisognerà un attimino che cerchino di assestare l'attacco. Sì. Per capire come venirne a capo di questa nuova aggressività de Cassano. Cassano. Ancora Ampezzan che cerca. Qua c'è, abbiamo palla ma la recuperiamo. Losco subisce fallo. Qua è veramente molto importante l'attacco a queste difese, è molto importante il movimento senza palla. Sì. Qua stoppatona su tiro di qua Zanette, consegna la palla letteralmente al Cassano che se ne va in avanti e Luchin dice no, questa è una parata che, come dicevamo prima, guarda, questi sono due gol. Doppia ripartenza, la parata del nostro bomber, servizio a Losco. Questi sono due gol. Si fa pregare e mette dentro la palla del nuovo vantaggio 7-6. Torniamo a più uno per D'Ossobuono.
quando mancano 18 minuti alla fine di questo primo tempo. Intanto la partita sta prendendo quella fisionomia che tutti ci aspettavamo, sì, sì, giocata su ritmi molto elevati. Sì. E lì poi dopo lo diciamo sempre, quando le partite si mettono così, questo passi. Lancio subito, lancio veloce. Stefanelli per Biondani. Subisce fallo sicuramente, infrazione di rigore. Vediamo se ci sarà anche un provvedimento disciplinare. Sembrerebbe di no, soltanto che non è poco, soltanto esatto. Tiro dei 7 metri. Brava Biondani, comunque, ma brava. Brava Biondani e brava Stefanelli, bravo Stefanelli a lanciare immediatamente Biondani. Sì. Mazzieri. E Mazzieri la mette. Lo dicevamo l'altra volta, sarebbe bello capire le percentuali di Mazzieri, perché tranne una partita, no, lei, tutte le altre io non ho ricordi che abbia sbagliato un tiro dei 7 metri. Lei ha questa nel tiro dei 7 metri, questo qua lei ha veramente, usa il polso molto bene, però non dà mai, perciò non dà mai un segnale al portiere di dove potrebbe andare a mettere la palla. Sì. E continua a cambiare gli angoli, perciò che il portiere non riesce a leggere il tiro. 8-6, torniamo sul più 2. Chiediamo scusa a chi ci sta seguendo, oltre a salutare, ma chiediamo scusa se non diciamo i nomi delle ragazze del Cassano, ma purtroppo non abbiamo distinto sotto mano. Non ci hanno fatto venire le formazioni, adesso al termine del primo tempo cercheremo di recuperare. Ci rifaremo nella seconda frazione di gioco, portate pazienza, non siamo... Intanto c'è un tentativo di penetrazione di Stefanelli, ben letto dalla difesa, copre lo spazio, commette fallo di sfondamento. Salutiamo qualcuno che ci sta seguendo, intanto vediamo che Maddalena Ramponi ci sta seguendo, Carlo Cristani, Paola Bronzato, Alessandro Dusi, Sofia Beghini, Marco Bortoli, Francesco Chierchi, che dice forza Cassano, ma a lui fa piacere che anche da fuori Verona, fuori Dossobuono, vengono seguite le nostre partite. Noi siamo per la pallamano, ovvio che siamo tifosi per la pallamano, ma per Dossobuono siamo questa quello è il nostro anche sia, lavoro, ma penso che sia anche normale che sia così. Il nostro commento comunque cerca di essere sempre più imparziale possibile. Assolutamente. Siamo alla metà di questo primo tempo. Dossobuono avanti di 1, 8-7. Questo ci hanno suggerito Losco prende palla bene a Barboso, numero 55. Ci arriva qualche nome e quindi cerchiamo adesso, 55 è Barboso. Cercheremo di non dire solamente il suo nome. Ma per ora purtroppo chiediamo ancora scusa, ma non avendo le distinte sotto mano non riusciamo ad essere. Intanto Luchin mette ancora del suo, Stefanelli. Partenza veloce di Biondani, buon passaggio dalla parte opposta. Intanto l'arbitro interrompe il gioco in quanto c'è un infortunio a una ragazza del Cassano, sì. Non riusciamo a vedere il nome. Una botta al ginocchio probabilmente. È il numero 55 Barboso, mi sembra, allora, perciò Barboso. Barboso. Un contrasto. Ci sembrava prima con Losco nella penetrazione, è stata sbilanciata e ha battuto forte il ginocchio per terra. Speriamo che non sia veramente nulla per lei. Nel frattempo Stefano, mancano 14 minuti e mezzo a questo fine primo tempo. Tu pensi che questi ritmi possano essere tenuti per tutta la partita? Sarà interessante capire veramente se le vacanze di Natale hanno influito sulla tenuta delle due formazioni e chi avrà assimilato meglio questo periodo di tranquillità, di io riposo. Credo che tutto sommato sì, perché sono due squadre che sono comunque abituate a tenere il ritmo molto alto del gioco e fare la ripartenza, il contropiede, come una delle armi principali. Perciò la vedo difficile che, pur con la stanchezza che sopraggiungerà andando avanti col passare dei minuti, che possano snaturare il loro modo di giocare.
starà tutto quanto a vedere quale sarà la squadra che avrà la maggiore lucidità e, certo, che, non, e che la velocità non la farà diventare, diciamo, del caos, della precipitazione, certo, più che della velocità. Qui Stefanelli perde palla, parte il contropiede di Cassano, ma riesce a recuperare la palla, sembrava destinata ad entrare, ma guarda te Lucchin, guarda qui che parata Lucchin ha fatto del suo, aveva fatto veramente, sì, un grandissimo recupero, il numero 13 di Cassano, servendo la numero 44 che ha sparato botta sicura, ma Lucchin, ragazzi, la porta la chiude molto molto bene. Ora con Zanetti cercava una penetrazione, viene sbilanciata, c'è fallo netto. Si era procurato un buon spazio, non, sì, ha trovato la lucidità di tirare ancora con, diciamo, con l'appoggio sbagliato, sì, senza aspettare il piede sinistro come arrivo. Losco scarica, Zanetti sembra recuperare, la recupera, sì, prima dal balzo da terra, passaggio ancora velocità come abbiamo visto, sì, e questa volta il numero, c'è 22 pareggio, la mette 2, c'è pareggio, la mettendo pareggio, Cassano, 8 pari, 8 pari. È entrata Sofia Ghilardi e il suo esordio con la maglia dell'Olimpico d'Ossobuono numero 24. Diamo il benvenuto in campo a Sofia, giovanissima. Tanto questo è il secondo tiro, diciamo, o tentativo di tiro, sì, a parte di Stefanelli, un attimino affrettato. Buon intervento difensivo di Losco. Palla Cassano con questo diagonale va in passa in vantaggio e porta 9-8. Per la prima volta il vantaggio Cassano, 9-8. Sofia Ghilardi ha la sua prima esperienza lontano da Brescia, ieri eravamo alla rifinitura ed era forse una delle, anzi sicuramente la più emozionata e tesa per questo esordio, insomma, per lei che ha sempre giocato a Brescia, uscire e mettersi, rimettersi forse in gioco sebbene sia così giovane, insomma, no, ma certamente, sai, il fatto di, eccolo qua, brava, ha perso la palla, però perso, ma è recuperata, recupero, ripartenza un'altra volta per quanto riguarda d'Ossobuono. Siamo curiosi un po' di scoprire Stefanelli, di scoprire anche noi Ghilardi, vedere se tentativo di passaggio, sì, era, si era liberata bene Biondani. Intanto qua c'è un attimino una, queste Cassano, sono le distrazioni che, non, sì, ci possiamo mai permettere, dimenticarci, sì, che loro ripartono velocemente sempre. E Roberto Scansiano sul 18, scusate, per Cassano a 11:39 dalla fine di questo primo tempo, chiama minuti di sospensione. C'è da riordinare qualcosa, Stefano, dopo questa partenza forse anche fin troppo, tra virgolette, facile. Sono partiti, la partita siamo partiti, si è riequilibrata. Si è riequilibrata, siamo partiti al 100 all'ora, adesso non bisogna, pur nei cambi che saranno necessari durante, certo, l'incontro, chi entra deve essere ben consapevole di che squadra, ma presumo che durante, sì, la settimana Roberto ne avrà parlato, dobbiamo essere consapevoli di chi abbiamo di fronte, non ti lasciano, non ti permettono un minuto di distrazione perché vieni subito punito. Come giusto che sia. Giusto che sia. No, magari ci sono delle squadre, sai, che non fanno, sì, la ripartenza del loro cavallo principale, dell'intensità, e Cassano certamente non, certo, è questa. Se non sei attento sempre lo paghi immediatamente. L'andata, la partita dell'andata fu un esempio, una sconfitta per 27-20 che ne parlavamo proprio ieri sera, nonostante d'Ossobuono non giocò una grandissima partita, anzi giocò forse un po' sottotono, riuscì a mantenersi in linea di galleggiamento fino a 10 minuti alla fine, poi dopo Cassano accelerò, diede il break definitivo e vinse meritatamente la partita. Certamente, quindi... certamente. Tanto c'è un nuovo tentativo, loro sono aggressive, noi dobbiamo essere un pochino più attente nei passaggi, sì, continuiamo a far parecchio movimento. Stefanelli per Ghilardi, prova il tiro ed ecco qua il primo gol di Ghilardi, è una buona cosa. Una delle caratteristiche di Sofia è proprio quello, il tiro da fuori, quello che forse, anzi, che sicuramente noi mancava e sicuramente ci serve, con l'infortunio di De Togni, che forse era un po' quella un po' più predisposta al tiro da fuori,
e con l'unica Zanetta che si prende la responsabilità e i tiri da fuori, l'arrivo di Ghilardi è stato sicuramente un rinforzo anche in questa ottica qua. Eccola qua l'infrazione di doppia. L'infrazione di passi. Abbiamo la palla del pareggio, ripartiamo con Losco. Con astuzia si è messa davanti, buona. Ghilardi perde la palla. Perde una palla un po' malamente, ripartendo. Riparte contropiede. Lucchè, brava, non ci casca, non si fa sorprendere Lucchè. Si conoscono bene, probabilmente sì. Che li ha già fatti in nazionale, in quanto il numero 6 è il pivot della nazionale. Lucchè probabilmente sì. Se l'è ricordata. È rimasta ferma. È rimasta non ferma. Si è. Non gli agitata, ha permesso, non si è agitata, non gli ha permesso questo pallonetto. Intanto grande azione. Apezzano, bravissima! Nonostante gli sia perduto un po' il piede d'appoggio, sia un po' scivolato, è riuscita a rimanere in cerco, l'ha molto brava, sul posto, no? Molto brava, molto non brava. Ha permesso di... Torniamo in parità. 10-10 a 10 minuti alla fine. Tutto per 10. Bella partita, bella partita. Assolutamente. Ora sarà interessante vedere se in questi ultimi 10 minuti ci sarà una squadra che avrà la voglia, la capacità di cercare di scavare un picco rosso per andare al riposo con un minimo. Ma penso che da parte di tutte e due le squadre adesso sarà importante rimanere ogni squadra agganciata alla squadra avversaria, sì. E dopo l'incontro, come è successo all'andata, si deciderà tutto nei 10 minuti, sì. Finali. Ancora Pensan si muove bene, scarica per Losco, ma Losco viene contratta. Ripartenza veloce ancora di Cassano. E Lucchè non ci può fare nulla questa volta. E Cassano ritorna. Vendiamo continuamente questi, chiamiamoli break, sì. Di uno, due, di due gol da una parte e poi dall'altra. Dopo vengono recuperate. Speriamo che sia anche questa volta succeda questo. Iondani bene per Stefanelli questo è fallo su De Marchi, ci sembra abbastanza evidente, era stata comunque servita una bella palla a De Marchi che si era incuneata. È sicuramente chiaro il messaggio di Roberto, in quanto tutte le ragazze continuano a cambiare posizione, perciò certo. Stanno ricercando, e d'altronde contro una difesa così aggressiva e alta come a Cassano sì. Le ragazze hanno Losco subisce il fallo. Hanno bisogno di continuare a cambiare posizione. Sì. Questo è un dispendio in più. Questo è anche un dispendio. Assolutamente più. Sì, però è grosso anche il dispendio che deve mettere la difesa, per certo. Coprire certo. Tutte le zone del campo con quella profondità. Quindi, in quanto un conto è lavorare dai 6 ai 7 metri, un conto è arrivare ai 10-11 sì. Metri come stanno facendo loro. Certo. Ampiezza e profondità in questo caso. Mazzieri ancora dai 7 metri. Cassano ha sostituito il portiere e vediamo Mazzieri e la mette ancora veramente per adesso ogni tiro tre rigori una sentenza messi da parte dentro di in modo diverso e tutti quanti messi molto bene, tanto Dosso Buono si riavvicina nuovamente meno uno, 12 a 11 a 8 minuti alla fine. Anche questa sera insomma il palazzetto di Dosso Buono è bello pieno. È sempre un piacere, ma già dall'anno scorso comunque il pubblico risponde sempre molto molto numeroso e quindi questo è un segnale in più di quanto di buono si sta facendo. È l'infa per la società, intanto sì. Purtroppo Biondani sbaglia l'intervento difensivo e subito viene punita. Non va in porto la ripartenza immediata del Dosso Buono, si deve rientrare e partire. E torniamo a meno due. Ampezzan scarica per Biondani che cerca spazio, cede la palla a Losco che la perde, trova lo spazio aperto, vediamo qua. Stefanelli sì palo e il palo si salva, parte contropiede con Losco immediato sola. No! E questo è un grave errore. Questo perché è un errorato. Aveva già fatto tutto bene, sì, mancava errorato. Soltanto sì. L'appoggio della palla. Peccato. Peccato. Vabbè. Rimaniamo sul meno due. Ha calibrato male il pallonetto. Sì, perché aveva
fintato il tiro, il portiere già era saltato, lo doveva soltanto rotolare in porta, chiamiamo la palla. E Lucchini si mette. Abbiamo Francesca che sta coprendo, diciamo, un po' di lacune della nostra difesa. Nel frattempo al posto di Losco, probabilmente ha bisogno di rifiatare un po' Losco, e poi esce Biondani ed entra Zanette Stefanelli. Un taglio in area di Cacciatore, purtroppo ha invaso l'area per raggiungere la posizione, per spiegare il motivo del fischio, cosa che non è consentita in quanto trae vantaggio da un taglio di uno spazio. ...5.30... Cassano 13, Vempras Dossobuono 11. Non fischia niente. Si è andata bene anche questa velocemente porta, Su Ampezzan che si incunea, cerca il tiro, subisce fallo. Finora gli arbitri fanno giocare esclusioni non ce ne sono state, sai che io approvo questo modo di fischiare, in quanto per forza la palla a mano è comunque uno sport di contatto. Perciò stanno facendo giocare da ambo le parti, finché sono scontri di gioco e non sono, chiamiamoli, scontri leali. Sì, scontri leali. Ghilardi prova il tiro da lontano, il portiere legge in anticipo la direzione del tiro e lo mette fuori. Rimaniamo sul 13-11 con Cassano palla in mano. Nella panchina ci sembra si stia scaldando, si sta per entrare Mazzieri. Stefanelli cerca l'anticipo, per un nulla non ci riesce, ancora un altro palo. I pali ci tengono in scia del Cassano, già il secondo palo consecutivo del Cassano, ora però dobbiamo approfittarne. Ampezzan cerca il tiro, niente. Il portiere addirittura blocca la palla. Zanette brava Zanette, recupero, blocca un contropiede che sembrava ormai già, però arriva allo aveva stesso, interrotto bene la prima tentativo di Cassano, è arrivato a rimorchio la compagna ed è riuscita a portare a termine. È uscita Ampezzan ed è entrata De Marchi ed è entrata anche Mazzieri. Ora vediamo Zanette che cerca uno spazio in diagonale e la mette dentro, brava, non era facile, è riuscita a passare, esatto, dove mette la trappa al portiere. Questo, diciamo, è stato un errore abbastanza di posizione del portiere, di solito del portiere nel momento di tiro, chiamiamo, ha avuto forse un attimo di paura, ha fatto quel mezzo passo indietro e il pallone è proprio gli è passato proprio ha colpito il piede. Però se rimane dove è il posizionamento del portiere, fuori, diciamo, del palo, quella palla lì non può mai assolutamente entrare, assolutamente sì. Però nel frattempo Sergio Luoni, lo ringraziamo, ci dà i nomi, la formazione del Cassano, e quindi Francesca ce lo ricordiamo bene il nome, ennesimo intervento, Ghilardi recupera una gran palla e la mette dentro, brava Sofia, gran palla. Dicevamo di questo aiuto che ci viene dal web, e quindi Sergio Luoni ci manda le formazioni. Il nostro ospite quando vuole Santo Aveglia è disponibile, non c'è nessun problema. Quando vuole, ospite a Verona. Grazie dell'aiuto. E quindi tanto c'è ancora Ghilardi, un grande intervento. Per Zanette si invola e la mette dentro ed ecco il pareggio a 1.50. In questo momento la differenza l'ha fatta Ghilardi con un grande recupero, un gran gol prima, e sta avvenendo quello che dicevamo prima, questi continui break contro break di uno, due, tre gol. Si
siamo arrivati a un minuto e mezzo dalla fine, siamo sul 14 pari. Vediamo se ci riesce, anche sarebbe bello chiudere il primo tempo in vantaggio, ma l'importante è rimanere così, va bene anche così. Intanto si deciderà tutto nella ripresa. Il numero Barbosu. Barbosi trova lo spiraglio per il vantaggio. Uno. Grande accelerata ancora di Ghirardi per sì. Cacciatore che non riesce ad andare al tiro. Sembra aver un attimino messo da parte l'emozione. Sì. Esattamente. Ora abbiamo palle in mano, mancano 50 secondi alla fine di questo primo tempo. Cassano avanti 15-14. Ancora Ghirardi che si fa spazio, perde, recupera palla, bene. 36 secondi, Zane, Stefanelli mette diagonale, ci mette una pezza il portiere di Cassano e niente, arriva il gol di Canziani, numero 49. Di Cassano, qui non ci sono momenti di pausa, non 16-14, abbiamo l'ultima palla in mano, vediamo se riusciamo almeno ad arrivare a meno uno. Ghirardi si prova, palo, niente, finisce probabilmente, forse. No, e invece no, purtroppo, finisce probabilmente purtroppo non finisce a filo di sirena, 17-14 per Cassano. E va bene così, insomma, una partita bella, tirata, combattuta, Cassano è avanti di 3 e ci sta. Ora diciamo che è un po' di ingenuità perché è un minuto sì. e mezzo sul pari sì. in un minuto e mezzo è vero che con questi ritmi un minuto e mezzo si fanno dei gol, però in un minuto e mezzo doveva essere gestito forse un po' meglio, la voglia andare a riposo con tre gol sotto è un sì. po' tanto, forse la voglia di ritornare in vantaggio è un po' quello che ti dicevo prima sì. Alberto, queste squadre non le puoi snaturare, non ci sono momenti di dire rifletto. Sì. Qua si corre e abbiamo probabilmente questo ultimo minuto e mezzo abbiamo corso male, e Cassano ha corso bene esatto. Dobbiamo berci qualcosa, ci vediamo tra un quarto d'ora circa, grazie e a dopo. Ospiti in vantaggio per 17-14, un primo tempo giocato bene da entrambe le squadre, Cassano però nei momenti topici è riuscita a mettere dentro quel break decisivo, diciamo il break che si è concretizzato nelle ultime fasi del primo tempo, che le ha permesso di posizionarsi o di portarsi avanti appunto di tre gol. Nel frattempo Lucchini ancora protagonista di una bella parata, Stefanelli per Ampezzan, Ghirardi buono anche se non è ancora entrata perfettamente negli schemi e comunque è ancora fresca
di maglia addosso buono, quindi deve ancora un attimino entrare negli schemi di mister Escanciano, però ha fatto vedere delle buone cose. Sofia Ghilardi, nuovo acquisto per questa seconda parte del campionato. L'altro nuovo acquisto è Nicoletta Marchegiani, che come dicevamo all'inizio partita si è infortunata nella rifinitura di ieri sera, per lei un problema della caviglia, speriamo non sia nulla di grave. Ampezzan in contropiede, cerca lo scarico Ampezzan, Ghilardi, brava Ghilardi, bravissima Ghilardi a recuperare una palla e metterla dentro. C'è qualche protesta dalla panchina di Cassano, ma gli arbitri sono sicuri della loro decisione e quindi torniamo a meno 2. Sofia Ghilardi è molto molto brava a recuperare questa palla che sembrava persa, a crederci fino all'ultimo e a mettere dentro il gol del 15-17. Fa ancora girare molto bene la palla Cassano, e qui il numero 22 Madella spara su Lucchin e Biondani in contropiede, brava brava Alice che trova il gol e torniamo a meno 1. Lo dicevamo prima con Stefano Cazzador che deve ancora rientrare in postazione, diciamo una partita che si deciderà molto probabilmente nelle ultime fasi, negli ultimi minuti di gara. Due formazioni molto molto speculari nel modo di interpretare la pallamano, con un gioco veloce, aggressivo, e questo ovviamente di questo ne beneficia assolutamente lo spettacolo. Eccolo qui Stefano che è tornato, diamogli il tempo di posizionarsi, nel frattempo ancora Cassano in avanti. Sì, ma sono ancora un po' convalescente, un po' lungo. Ricordiamo che Stefano movimenti. È claudicante, ha avuto un intervento al ginocchio, ma come ti abbiamo visto un mese fa, rispetto a un mese fa, come ti abbiamo visto questa sera, tanta roba si dice, no? Sì, no, dai, per fortuna adesso sto meglio. Bagnaschi dalla linea 7 metri sbaglia completamente. Diciamo che è stato un rigore tirato parecchio male questo qua. Male, non c'è stato bisogno dell'intervento di Lucchin o di quello che ci aspettavamo qua. Palla regalata al Cassano. E sono queste le cose che dobbiamo evitare Stefano, perché già siamo in difficoltà, se poi andiamo a regalare anche queste palle, perché di fatto l'abbiamo regalata, dobbiamo evitare questi. È un po' diciamo il fatto di questa frenesia sempre, di questi ritmi elevatissimi, e per giocare contro una squadra come il Cassano, se non metti in campo tutto quanto questo dinamismo e tentativo di velocità, purtroppo dopo lo paghi. Buon incrocio. Questo è Cassano con Jovovic, si riporta sul meno 2, bella azione di Jovovic e Lucchin non ci può fare nulla. Ghilardi scarica per Stefanelli, che viene fermata. Ancora Stefanelli che cerca il tiro, ma subisce un altro fallo. È ancora palla nostra. Al tempo ancora Ghilardi che cerca spazio, si alza per tirare, viene bloccata. 1-2 Stefanelli, Losco, ancora Losco bloccata. Dobbiamo cercare il tiro, ci prova Ghilardi da lontano e il portiere, un buon intervento difensivo, numero 6 di Milosevic, ottimo intervento. Intanto riparte l'azione d'attacco di Cassano che fa ruotare la palla. Palla dalla destra, intervento di Lucchin, doppio intervento di Lucchin. E Lucchin due grandi parate, purtroppo ancora il Cassano in avanti e chiude definitivamente il discorso. Tripla parata di Lucchin, fantastico, ha deciso che non dovevano segnare. Francesca,
Girardi. Viene rubata palla o diciamo persa malamente dalle ragazze del Dosso Buono. Velocità ancora per Cassano, palla all'ala, ancora un tiro e per fortuna nostra diciamo colpisce il palo. Ritmi sempre altissimi. Tanto Alberto lo vedo impegnato in un problema tecnico. Ok. Tentativo di rubare la palla. Siamo ancora a meno due dopo questi primi sette minuti. Nel momento in cui ti sei stato impegnato tecnicamente, abbiamo avuto una look-in che ha fatto veramente la differenza. Eh sì, tre interventi dai tre boati, io non li ho visti perché ero testa bassa, ma i tre boati consecutivi del pubblico mi hanno fatto capire che look-in... che stava accadendo qualcosa di importante. Sì. Tanto Stefanelli... cerca spazio Stefanelli, la difesa di Cassano è molto molto attenta. Stefanelli ci prova da lontano, ancora un altro fallo. Purtroppo in questo momento stiamo giocando l'uno contro l'uno, ma loro essendo molto profonde non ci danno tanto ci danno spazio per arrivarci. Intanto presumo che c'era un tiro di Girardi. Si alza, parte col tiro e Milosevic interviene, la mette fuori, nulla di fatto, abbiamo dovuto accelerare il tiro. E qui intanto Cassano, anche loro diciamo che vediamo che stanno commettendo degli errori un po' di fretta. Nel frattempo è entrata anche Rizzardi, numero 11. Ora cerchiamo con Stefanelli, cerchiamo uno spazio. Stefanelli cede per Lampezzan, affossata. C'è stato un intervento un po', era per spiegare un po' al limite diciamo, in quanto però, c'è stata una presa da dietro che per forza di cose è scivolata sul collo. Tentativo di Lampezzan, contropiede, parte. Intanto c'era un grande recupero di Biondani che non è servito molto, in quanto purtroppo sì, è riuscita comunque anche a mettere la palla. Fisicamente c'era una notevole differenza, sì. Ha fatto del balzo, ha fatto sentire il suo fisico. E Cassano si riporta ancora più tre, malgrado tutta una serie di errori. Dosso Buono in questo momento sta avendo qualche difficoltà a far gol, in quanto c'è purtroppo in questo momento c'ho poco movimento senza palla e la difesa così aggressiva riesce ad avere il sopravvento. È stato Mazzieri, Ghilardi scarica per Rosco che viene anticipata, intanto infrazione di passi, per fortuna Rosco perde il momento buono per dare la palla a Biondani. Ghilardi cerca spazio, non ne trova, ancora palla nostra, Rosco, Ghilardi, Lampezzan che cerca di curearsi, niente di fatto, subisce fallo. In questo momento sta difendendo parecchio bene Cassano, non sta lasciando spazi, costringe sempre a tiri molto forzati. È un momento un po' di difficoltà per le ragazze Mazzieri, di Lampezzan che cerca di incunearsi, niente di fatto. Io credo che ormai servirebbe anche qualche intervento disciplinare, in quanto anche in questo caso mi è sembrato di vedere un intervento da dietro. Veramente siamo limite. Ancora in passivo, purtroppo. Ancora un altro fallo. Non riusciamo a liberarci al tiro con una certa tranquillità. Ma e questo è l'ultimo avviso, adesso dovremo tirare per forza. E ci prova bene Rosco. E Rosco all'ultimo tentativo prende il jolly proprio in questo caso. Ma che fatica Stefano, stiamo faticando ma parecchio, ma non solo arrivare al gol, per arrivare al tiro. Sì, no, loro sono molto aggressivi in questo momento, noi stiamo avendo un po' di difficoltà. Qua c'era a mio avviso un'infrazione di passi non vista la coppia arbitrale. E la numero 49 Canziani mette dentro ancora il nuovo più 3. Maghia, bravissima Rizzardi, botta e risposta nel giro di pochissimi secondi e rimaniamo a meno 2. Prima mi facevi una domanda nel primo tempo, dice ma riusciranno ad avere questo ritmo per tutta la partita? Se possibile, secondo me in questo momento hanno ancora aumentato di più, è vero. Non lo so,
stiamo per arrivare nel momento, topico, caldo della partita, sì. Perché alla fine qua, adesso mancano 18 minuti, sì. Gli ultimi 10 minuti ci diranno chi ha energie maggiori per chiudere la partita. Sì. Loro in questo momento stanno attaccando con molta lucidità, sì. Riescono a deliberare. Madella mette dentro il 21-18. Losco cerca l'accelerazione, ma viene fermata. Ampezzan, Mazzieri, ancora Mazzieri che perde la palla, ma la recupera, nessun problema. Ghilardi, ancora Ampezzan, trova lo spazio, brava, bravissima Ampezzan. Grande finta di corpo. Sì. Meno due. Mancano 18 minuti scarsi. Partita ancora inutile, ma lo diciamo perché fa parte della telecronaca, a partita apertissima. Partita che può succedere di tutto, come può anche non succedere nulla, in quanto sono quasi più convinto che la partita arriverà in fondo con questa caratteristica. Passi, ma comunque aveva recuperato anche la palla Ampezzan. Non ha avuto il coraggio Ampezzan di andare alla fine, di lanciare subito la palla. Meglio non rischiare, Losco, però purtroppo. Assolutamente sì. Ghilardi, Mazzieri per Losco che si gira e la mette, brava! Brava Losco! E qua ci sarà sicuramente l'esclusione per due minuti. E due minuti, la prima esclusione della partita. E questo è un po' un evento, perché la prima esclusione per Barbosu a 17 minuti dalla fine della partita mi è sembrata, onestamente, mi è sembrata quasi un voler dare un'esclusione, in quanto questa forse non era l'esclusione. C'è stato il fallo, quando se ne è resa conto l'ha lasciata, gli ha dato la possibilità del tiro facile, e infatti c'è stato il gol. Con il metodo arbitrale tenuto fino adesso forse questo non ci stava, ne prendiamo atto. Forse gli arbitri hanno anche loro cambiato un attimino il registro e hanno deciso che adesso è il momento di fischiare qualche esclusione. Siamo in vantaggio di numericamente, ma Cassano non si lascia assolutamente intimorire dalla inferiorità numerica e anzi segna ancora l'ennesimo più due. Biondani, Ghilardi si alza, cerca il tiro, Milošević però... Qua c'è stato un tiro forse forzato, indotto da un errore, ma gli arbitri non hanno fischiato niente, perciò palla in mano al Cassano, avanti di due, sì. Inferiorità numerica, però comunque hanno il tempo non da stiamo sfruttando da poterlo bene gestire. Questa superiorità numerica. Intanto c'è da un intervento per asciugare, sì. Probabilmente una chiazza di sudore che si è fatta sul parquet. Il mitico custode Giovanni del Pala d'Osso Buono, numero uno. Ormai quando entra Giovanni è come ci fosse un gol, in quanto è diventato un'istituzione per d'Osso Buono, tutta meritata, vero? Perché da tanti anni accudisce i ragazzi. Quello che si vede in campo succede, nasce negli spogliatoi, nasce nei magazzini, nasce nei corridoi del palazzetto, con gente come Giovanni. Fondamentale, gente come Giovanni, specialmente per i ragazzi. Assolutamente sì. E qua c'è l'esclusione, l'avevamo detto, adesso gli arbitri hanno cambiato registro, esclusione e tiro dai 7 metri. Purtroppo nel momento che abbiamo avuto il vantaggio dell'esclusione noi l'abbiamo subita, l'abbiamo subita. E Ghilardi, vantaggio numerico, se segnano il rigore sarà 2-1 per il periodo, e in più hanno ottenuto un'esclusione dall'altra parte. E lo mette dentro. Numero 17 Cobianchi raggiunge il massimo vantaggio e torniamo ancora a meno 3. Riraggiunge il massimo vantaggio di meno 3, più 3 per Cassano. Parità numerica, in quanto esclusione per entrambi, 5 contro 5. Sì. Vediamo come vengono gestite. Se possibile, come vediamo dalla formazione, Cassano alza ancora di più il baricentro della difesa.
Ora dobbiamo tanto lo stringere i denti, ma non possiamo perdere queste palle, perché se poi perdiamo questi palloni qui, allora le cose si fanno ancora più dure. A me piace veramente tanto come interpretano la partita le ragazze del Cassano, in quanto sono sempre alla ricerca dell'intercetto sulla palla. Loro di cosa fanno gli avversari? Importa poco. Importa poco. Loro stanno, sono alla ricerca della palla. Guardano la palla. Guardano la palla e giocano sulla palla. E questo è, per me è meraviglioso vedere giocare così. Chi presta un pezzan riesce nella deviazione e anche Lucchini riesce quasi a bloccare, a deviare questo tiro. Non ce la fa. Cassano avanti di 4, 24-20 a 14 minuti e mezzo. Ora bisogna, sempre con tranquillità, però bisogna ritornare, bisogna ricucire, segnare, assolutamente lo strappo, perché cercare di ricucire lo strappo. Si fa dura. Zanette. Tecnicamente non capisco il perché stiamo continuamente palleggiando la palla e non se ne vedrebbe motivo. Invece vero di farla girare, dici? Invece di farla girare, vedere sì, l'inserimento della compagna velocemente, noi la continuiamo a palleggiare. E il palleggio con ragazze come il Cassano, che sono come delle faine, diciamo, sempre sì, sulla palla, gli diamo la possibilità, è molto pericoloso, sì, molto pericoloso. Ci prova a mazzare da lontano, ma così un po' troppo lontano dagli 11 facciamo, metri non facciamo, facciamo che il gioco agevolare loro, che agevolare il gioco di Cassano, che si in porta questo in momento avanti. Per fortuna Lucchini, Francesca ci mette, la mette una piccola pezza, però però è sempre Cassano in mano a loro, loro stanno, ci stanno aggredendo, sì. La vedo quasi un intervento difensivo di Rizzardi. Dobbiamo assolutamente recuperare questa palla e segnare. Cercare di non subire gol adesso. Barbosu, fortunatamente infrazione di passi, infrazione di passi. Ripartenza immediata per Dossobuono. Palla ancora una volta buttata via, troppo. Ma recupero di Zanette, bene così, dai ragazzi, su, forza. Losco, e qui c'è fischiata un'infrazione, ma in questo caso sbagliato, in quanto la palla non ha battuto sui piedi. Esatto, non capisco cosa sia stato fischiato, ha visto un'infrazione di piede che non piede è avvenuta, che non è avvenuta. Momento caotico della partita, forse un po' tutti sono stanchi in campo, dalle giocatrici agli arbitri, certo, insomma, ma non rallentano, l'intensità non è stata notevole. Ora Ampezzano cerca di uscire, cerca nell'anticipo, qua c'è forse uno sfondamento, ma niente, gli arbitri non fischiano e Cassano va sul più 5. Ora diciamo, si fa veramente dura, adesso è un po' dura, diciamo che non hanno abboccato a quello che è stato, ha un po' accentuato troppo questo passo indietro, sì. Si è appoggiata, ma non ravvedevo neanche io la un'irregolarità da fischiare sfondamento. 11:58 alla fine di questa partita. Non è tanto, visto il ritmo in cui si gioca, non è tanto il fatto dei 5 gol, è il fatto che stiamo che non, dall'inizio troviamo, del tempo non riusciamo spazio ad avere gli spazi. Sì. Ancora una palla persa, non riusciamo a far gol. Qua c'è un'infrazione di passi. Infrazione di passi. Poco importa. Ampezzà. Qua c'è un fallo su Ampezzà, una spinta netta. Roberto ne vuole parlare. A 11:30. È buona cosa perché stiamo avendo minuti, troppe difficoltà a trovare la via della porta. Molte difficoltà. Brave loro, ma noi veramente si è un po' spenta la luce, non riusciamo a trovare neanche poi il lampo personale, l'azione, il tiro che potrebbe un attimino cambiare l'inerzia di questa partita, che sembra in questo momento sembra tutta da parte di Cassano, che sta difendendo bene e quando attacca fa male. Purtroppo è proprio una questione tecnico-tattica, in quanto loro sono riusciti a posizionarsi bene in difesa, stanno aggredendo completamente gli spazi che l'attacco generalmente utilizza, certo, per andare verso la porta, e la squadra di Dossobuono si sta muovendo troppo poco, è sempre un'azione di uno contro uno, perciò
comunque anche se c'è il fallo c'è sui 12 metri, 13 metri, certo. Una volta superato difficilmente puoi far gol, lo succederà una volta che fai gol da 11 metri, sì. Ma più vicino non riesci più ad andare. Assolutamente sì. Perciò le ragazze devono tornare ad occupare gli spazi in mezzo alla difesa e costringere la difesa a fare un passo indietro. Fare un passo indietro. Adesso vediamo se le indicazioni di Roberto avranno avuto effetto, ma soprattutto se le ragazze dell'Olimpica avranno ancora le energie per cercare di recuperare questo risultato, che è assolutamente recuperabile ancora. Il tempo c'è, il parziale è importante, però il tempo c'è per recuperarlo. Zanette cerca spazio, scarica, subisce un altro intervento. Ancora Zanette, Ampezzan, non si trovano spazi, ci prova Zanette, niente, ancora Mazzieri che cerca di scaricare sull'osco, ma niente di fatto. E Cassano, contropiede con Del Balzo, va sul più 6. La sensazione è che a finire le batterie... Finite prima e c'è stato Dosso Buono. Prima loro continuano ad essere loro aggressive, sono costanti nel loro, non arretrano un passo e vediamo recuperi su recuperi. Ancora Del Balzo, fortunatamente la palla è lunga e non riesce a concretizzare il contropiede, ma ci è andata bene. Chapeau veramente per adesso, un gran secondo tempo da parte di Cassano. Ma è un momento di pausa, un po' aveva lasciato desiderare secondo l'inizio, me forse, l'inizio, invece nel secondo tempo veramente stanno ancora una buona penetrazione. Palo qui ci per salva, fortuna il un palo. Palo di Cassano. Ma loro hanno commesso anche loro tanti errori al tiro, perché oltre a delle parate importanti, certo, di Francesca, il fatto è che hanno giocato, qua, non dico il doppio, ma sicuramente un 30-40% importante. Quello sì. Perché loro al tiro praticamente ci vanno quasi sempre, sì. Noi abbiamo, facciamo Zanette da fuori, una fatica bestiale. Perché Zanette è andata a tiro? Perché finalmente siamo riusciti a far fare un passo indietro alla difesa. Eh sì. 26 Cassano, 21. Ci abbiamo impiegato 20 minuti, Alberto. Ci abbiamo messo veramente tanto a trovare un tiro buono, un tiro pulito. In questo caso Zanetti l'ha messa sotto al 7. Recuperiamo con Rizzardi. Infrazione. Questa qua è un'infrazione un po' ingenua, un'infrazione di doppia, in quanto. Peccato, perché aveva recuperato bene la palla. Esatto, a volte è un errore, è un errore che si fa, ma anche quando si interviene in difesa e la palla viene buttata per terra senza fermarla, non puoi più interrompere il palleggio. Qua c'è un'infrazione di passi. Anche qui infrazione di passi, tante infrazioni di passi questa sera. D'altronde quando giochi sempre a questi ritmi. Il ritmo in questo tipo di gioco induce sicuramente. Bella questa azione che purtroppo poi si ferma su Biondani che non trova lo spazio. Era buono il giro palla. Stefanelli per Biondani che si getta, la mette dentro. Brava. Doppio palo e la palla entra. Doppio palo. La palla sembra, è finita dentro. Il portiere nel tentare di recuperare ha sbattuto col ginocchio verso il palo. Speriamo per lei che non sia successo niente di grave. Speriamo, sembra che sia tutto ok. 26 Cassano, 22 Vemplast, Olimpica Dosso Buono. 8 minuti. C'è ancora tempo per recuperare. Ampezzan che presto riesce a prendere la palla. Ma cerca di recuperare, è stata fermata con un fallo e quindi la palla è nostra. Palla che torna Dosso Buono. Questa è una palla veramente importante, importante in quanto dovessimo rimettere la testa sul meno 3. Come dicevamo, ci rigioca. Non cambia tutto, ma ci giochiamo ancora tante possibilità. Sì. L'osco cerca spazio, Zanetti ancora per Biondani. Fermata fallosamente. Per nostra fortuna. Stefanelli, è mancato molto Stefanelli. Stefanelli questa ha sera sbagliato un po'. Ha sbagliato tante cose in questa partita. Insomma, e che ci servono i suoi tiri da grande fuori. Bella azione di Canziani. Bella azione tecnica, sì. Bella azione di Canziani. E Cassano torna sul più 5 a 7 minuti dalla fine.
Zanette cerca ancora di incunearsi, forse Zanette è quella che un po' sta cercando anche fisicamente, col suo fisico, di cercare di trovare dei varchi sì, nella difesa di Cassano. Eccola ancora Zanette, cerca, carica, lo colpisce, subisce un colpo, speriamo sia nulla di grave. Si rialza, brava Laura, rimaniamo a meno 4, anzi torniamo a meno 4. ...27 Cassano, 23 Olimpico d'Ossobuono, mancano 6 minuti alla fine di questa bellissima partita. Meno bella del Balzo, subisce fallo Stefano. Allora, diciamo che io da qua non posso vedere se c'è stato il tocco o meno sulla mano del pivot del Cassano. La dinamica dell'azione mi fa pensare che sì, sì. No, non posso vederlo in quanto siamo in diagonale, certo, lontano, però vedo dura che sui 6 metri non voglia veramente una pancia. Cobianchi la mette dentro, 28 Cassano, 23 Vempers d'Ossobuono, 5 minuti e spiccioli, c'è ancora tempo. Però non dobbiamo sbagliare più, ma la difesa di Cassano è cattiva, nel senso buono del termine. Io purtroppo per impegni devo salutarvi, saluto ciao tutti Stefano, quanti, saluto Alberto, ci vediamo. Grazie, e adesso passiamo il microfono. Ciao, arrivederci a tutti quanti. All'ufficio stampa del Vempers d'Ossobuono, Alberto Braioni, ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti i telespettatori. 5 minuti, meno di 5 minuti, una partita che sembra segnata. Sembra incanalata per il Cassano ormai, diciamo che secondo me si sono dimostrate più lucide durante le fasi cruciali di questo secondo tempo. Un altro palo, intanto. Vediamo se Zanette riesce a mettere dentro questo contropiede, brava Laura Zanetti, è l'unica che in questa frazione di gioco ci tiene un po' a galla. Torniamo a meno 4 minuti dalla fine. Diciamo che siamo ancora in partita, adesso c'è da sbagliare veramente poco o niente, pochissimo, per riuscire a portare a casa almeno un punto, almeno un pareggio. Sarebbe importante. Certo che, come dicevamo prima con Stefano, Cassano, una squadra che ha giocato con un'intensità incredibile dall'inizio alla fine. Quello che magari è un po' mancata ad Ossobuono questa sera, l'intensità per tutto l'arco della partita. Sì, diciamo che secondo me, esatto, le nostre ragazze sono cadute ogni tanto in momenti di confusione, in momenti in cui non riuscivano a esprimere al meglio il loro gioco. Cassano si è dimostrato più cinico a sfruttare gli errori, a colpire in contropiede. Ha fatto delle belle parate Lukin, però tanti contropiedi di Cassano, che si è dimostrata abile a sfruttare in velocità i nostri errori. Assolutamente sì. Ora minuto di sospensione, vediamo se riusciamo a riordinare le idee per questi 3 minuti e 39 secondi. Insomma, abbiamo visto che in 3 minuti e 39 si possono vincere e perdere partite, sì, ma si possono, da quest'anno si possono anche pareggiare, quindi abbiamo la voglia di credersi fino alla fine, come giusto che sia, anche se diciamo che Cassano, questo possesso può essere questo possesso, il primo passo può essere già decisivo, questo possesso secondo me. 3 minuti e 39 al termine, di sicuro cercare di non subire gol in questa azione è importantissimo, cercare magari recuperare velocemente e cercare di andare a segnare sarebbe l'ottimo. Ovvio che Cassano non ci permetterà sicuramente di fare quello che vogliamo, probabilmente farà girare tanto il pallone, cercherà di tenere il possesso al più lungo possibile, anche se l'atteggiamento, come puoi vedere, non è assolutamente quello di fermarsi. Guarda, abbiamo proprio sbagliato l'idea, perché loro comunque hanno giocato per andare a segnare hanno manovrato bene anche in questa azione il pallone, l'hanno fatto in tutta la partita e hanno commesso pochi errori, come dicevo prima, e anche in questa fase
in questa fase si sono dimostrate molto lucide. Prendiamo la traversa con Ampezzan. È stato un tiro un po' affrettato, però ci sta aggiunto a questo momento, si cerca il tutto per tutto. Diciamo che adesso è veramente adesso difficilissimo. Veramente dura. 3 minuti alla fine, 29 Cassano, 24 Vemplast, Olimpica d'Ossobuono. Ora sì che Cassano sembra avere un attimino rallentato. Recuperiamo palla. Dai, contropiede con Losco, esce, è uscita di piede. Ci sembrava anche noi Milojevic, ha fermato Losco. Gli arbitri fischiano ancora, non si capisce. Una buona uscita in ogni caso del portiere avversario, perché sì. Anche con un piede ha fermato un contropiede che poteva essere potenzialmente letale. Ottima anche la prestazione del portiere di che anche in questo caso Milojevic blocca bene, ferma bene questo tiro di Ampezzan. Alberto, penso che a 2 minuti alla fine, insomma, per come sta andando la partita e per come stanno giocando l'avversario, penso che che qui è la partita sentenza, si un po' chiude. La sentenza. Diciamo che il Cassano oggi ha giocato meglio e ha dimostrato di poter meritare questa vittoria, assolutamente. Ha meritato sicuramente di vincere Cassano, siamo assolutamente in linea come commento. Cassano forse è una delle squadre che ha giocato con più intensità, quelle che abbiamo visto qui ad Ossobuono, a parte le prime della classifica, però Cassano veramente una bella squadra. Noi abbiamo fatto il nostro, siamo partiti molto forti e questo ci faceva ben sperare, ma Cassano insomma... Diciamo che alla lunga, anche aver già giocato per Cassano il match nell'Epifania, sì, di sicuro ha aiutato a riprendere il ritmo, ha aiutato a dare continuità, come diceva mister Sanchez questa settimana, continuità nel gioco, e quello che si è visto praticamente in questa partita, quel Cassano che ha avuto pochi momenti bui, diciamo forse solo i primi 2-3 minuti in cui non è entrata in partita, però dopo ha cominciato a martellare e ha martellato fino a fondo. Come ha detto Stefano prima, riprendere dopo la pausa natalizia contro un Cassano, forse era la partita peggiore che potevamo incontrare, tant'è, insomma, è vero che bisogna incontrarle tutte, però insomma parliamo in contropiede, Ampezzan la mette dentro, troppo tardi, purtroppo limitiamo i danni. Diciamo che le ragazze almeno hanno mostrato di crederci fino in fondo, nonostante partita fosse segnata. Questo secondo è positivo. Me, onore a loro va ad averci creduto comunque, verrà. Assolutamente sì. Finisce qui. Il massimo. Cassano vince 30 a 27. C'è poco da dire, direi, Alberto. Come hai detto già tu, la vittoria di Cassano non fa una piega. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. L'abbiamo fatto anche bene in certi momenti della partita, soprattutto all'inizio. Poi l'intensità e l'aggressività di Cassano ci ha messo in difficoltà. Noi comunque usciamo dal campo a testa alta, perché abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere. Assolutamente sì. Tra le cose, un attimino da segnalare, appunto, l'esordio di Sofia Ghilardi, che comunque ha dimostrato buone capacità, anche se, come diceva ieri sera Roberto, in allenamento avrà bisogno di amalgamarsi un attimino, perché sì. Però ha fatto vedere sicuramente di che pasta è fatta. Ora c'è un'altra sosta e... Non sarà ancora integrata al 100% Ghilardi, però sicuramente ha dimostrato di avere numeri importanti, di poter spezzare in due il gioco avversario anche, quindi di sicuro sarà una pedina importante. Sarà sicuramente utile per il Ossobuono e ritorno. Adesso pausa, un'altra pausa, questo ci aiuterà sicuramente ad integrare, come dicevamo, Sofia nei moduli, negli schemi di Roberto. E intanto bello è la sportività del pubblico del palazzetto di Ossobuono, che applaude Cassano che esce dal campo, meritata, nessuno ha da ridire su questa vittoria. E poi cercheremo anche di recuperare
Nicoletta Marchegiani, che come dicevamo prima è stata vittima di questo infortunio sfortunato ieri sera in allenamento, insomma. Diciamo che la dea bendata deve ancora girarsi, sì, verso, sì, sì, sì. Direi di sì, dalla nostra parte, è rimasta ancora girata dall'altra parte, deve sicuramente... Sì, deve svegliarsi e andare dall'altra parte, è ancora rimasta tarata sul 2017, speriamo che in questa pausa serva anche la dea bendata per svegliarsi un attimino e per girarsi le spalle nel senso positivo. Bene Alberto, io ti ringrazio, grazie, e ti auguro buon lavoro, adesso farai il comunicato che metteremo online a presto, quindi grazie, buon lavoro, e salutiamo tutti i nostri Facebook spettatori e vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo alla prossima partita casalinga. Buona grazie, serata buona a tutti, serata. Grazie. Ciao a tutti, buona serata.